70 anni per la CISL, alla vigilia del 1° maggio una festa del lavoro senza bandiere, cortei e discorsi dal palco. Ponte Nossa in servizio, un nuovo agente di polizia locale, alle via 4 mesi di affiancamento. Albino è la fase 2 del lunedì 4 maggio, l'apertura di alcuni uffici comunali, accesso controllato e suo appuntamento, mercoledì torna in mercato. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. E non si ferma nemmeno con il coronavirus. In questo periodo molto particolare l'attività della Guardia di Finanza, che ha messo a segno un'importante operazione sul territorio bergamasco. Il Tribunale di Bergamo ha emesso un provvedimento di custodia cautelare eseguito dalla Guardia di Finanza di Bergamo nei confronti di 3 persone, 2 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, accusate di aver realizzato un'ingente evasione fiscale. È stato anche disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2,3 milioni di euro. Le indagini condotte dai finanzieri della tenenza di Sarnico, comandata dal luogotenente Matteo Cattedra, si sono concentrate su una società con sede dichiarata a Telgate, attiva nel settore edile. Un'azienda che ha operato con oltre 270 dipendenti in diversi cantieri tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna. Un'impresa che, nonostante un fatturato di oltre 8 milioni di euro, non ha presentato le dichiarazioni fiscali e non ha versato le imposte dirette, l'IVA e i contributi dovuti. È stata tenuta in vita 2 anni e poi messa in liquidazione. Fatture, libri e registri contabili distrutti, amministrazione della società sulla carta affidata a teste di legno, tutti espedienti messi in atto per evadere e sfuggire al fisco. Un'ingente frode fiscale che i militari della Guardia di Finanza hanno potuto meticolosamente ricostruire attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso, grazie alle quali è stato possibile risalire ai numerosi fornitori e clienti dell'azienda e acquisire oltre 899 fatture emesse e ricevute, ma anche attraverso tabulati telefonici, accertamenti bancari e procedendo ad interrogare numerose persone, tra le quali ex dipendenti. L'attività investigativa ha permesso di identificare i reali amministratori della società, un 66enne di origini bresciane e un 49enne albanese, entrambi residenti in provincia di Brescia, gravati da diversi precedenti anche per reati fiscali e già in passato arrestati. Uno è stato nuovamente condotto in carcere, mentre l'altro risulta irrintracciabile. È stato invece posto agli arresti domiciliari il liquidatore della società, un 61enne sempre bresciano. Anche i prestanome che si sono succeduti nel tempo nella formale amministrazione dell'azienda sono stati indagati in concorso con i principali artefici della frode fiscale. Si tratta di 3 uomini, uno originario della provincia di Brescia, uno della provincia di Napoli e uno di quella di Como, tutti con precedenti. E ora continuiamo con i numeri legati alla diffusione del coronavirus in Lombardia. I tamponi effettuati sono complessivamente 376.943. Quelli di oggi sono 11.048. Il numero dei tamponi effettuati nella giornata di ieri era stato superiore, 14.472. In Lombardia si registrano 598 nuovi casi, complessivamente sono 75.732. I decessi sono in totale 13.772, 93 e quelli delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 104. Diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva, meno 29, 605 in totale. I ricoverati non in terapia intensiva sono complessivamente 6.834, meno 286. I dimessi sono 51.166, 819 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece il dettaglio delle province, a Bergamo in totale sono 11.313 i casi di coronavirus, oggi si sono registrati altri 22 casi, ieri 95. In provincia di Brescia 12.861, più 55 casi nella giornata di oggi, ieri erano stati 115. E con l'edizione di ieri sera del nostro telegiornale ci siamo occupati di una buona notizia del clusonese dimesso dall'ospedale di Palermo, Marco Maffeis. Abbiamo raccolto il ringraziamento della moglie. Premetto che non amo fare interviste, ma ritengo opportuno far partecipi gli ascoltatori di questa brutta ma bella storia. Bella storia in quanto lieto fine.
Mi sento di dover ringraziare nell'ambito medico, c'è stato proprio nella sfortuna della situazione una partecipazione altissima, una professionalità altissima, una partecipazione umana e qui cito in primis il primario del pronto soccorso di Piario che ha riconosciuto il gravissimo problema in quanto mio marito è stato diagnosticato coronavirus da entrambi i polmoni interstiziali, per cui le condizioni erano gravissime considerando la persona con già dei problemi a monte, per cui le speranze erano scarsissime da parte dei medici e di botto ci siamo io e i miei figli trovati ribaltati in una situazione a dir poco surreale, ma ripeto, non sono l'unica in questa situazione, ritengo che non so per quale disegno divino, e qui ne sono assolutamente certa. Penso di dover tanto, in primis, ripeto, al medico appunto di Piario, ai medici siciliani dal quale mio marito è stato affidato. Credo che lui abbia dialogato davvero con la morte, questo lo penso, mi è stato anche assolutamente detto. E i medici siciliani sono stati all'altezza della situazione, in quanto proprio anche a rischio di perderlo davvero, e l'apporto umano che ci hanno dato a me, a lui, non ci sono ringraziamenti per loro. Ora mio marito si trova al Sacco di Milano, diciamo che ha avuto la fortuna dello sfortunato, è caduto in piedi anche lì in quanto ospedale d'eccellenza. Io e i miei figli abbiamo retto tutta questa situazione e la nostra aspettativa di riabbracciarlo. In tutta questa spiacevole situazione ritengo di essere comunque una donna fortunata. Allora, come mamma e come moglie, invito comunque le persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io, e invito a sperare, perché di fatto davvero la speranza è quella che ti aiuta ad affrontare giorno per giorno l'incertezza e la paura di qualcosa di peggio. E la CISL compie 70 anni, ne abbiamo parlato con il segretario generale di Bergamo, Francesco Corna. Sì, il 30 aprile del 1950 nasce a Roma la CISL, questo sindacato nuovo che parte con l'idea di essere un sindacato autonomo, un sindacato innovatore che ha la formazione come una delle sue principali doti, cioè essere autonomi, avere una propria autonomia di pensiero. Siamo stati protagonisti nell'innovazione sociale del nostro paese, quando abbiamo incontrato varie sfide, il terrorismo, la rivoluzione industriale. E abbiamo cercato di costruire nel nostro paese un sistema sociale che oggi si può dire di un paese civile con una serie di protezioni sociali, perché l'evoluzione della civiltà di un paese la si vede anche da questo, non solo dall'evoluzione economica. E questa pandemia che ci pone di fronte a tutta una serie di novità dal punto di vista organizzativo del lavoro che cadono in questo periodo, ci impongono una serie di normative che prevedono il distanziamento, l'attenzione particolare alla nostra salute più di quello che abbiamo avuto finora, la necessità di lavorare da casa, quindi più lontani gli uni dagli altri, con degli strumenti tecnologici diversi, una nuova modalità di relazione. Credo che però il fondamento del lavoro anche per il futuro sarà quello di essere sempre più formati, essere sempre più, collaborare sempre di più, anche magari a distanza, perché il futuro ci richiede un impegno collettivo di squadra, di gruppo in cui le persone si relazionano. Bisogna anche capire che abbiamo la necessità di unirci anche fuori dai nostri confini, quindi rafforzare i livelli europei, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'Organizzazione Europea del Lavoro, perché sia l'economia, sia la finanza e sia anche le malattie, come abbiamo visto con questa pandemia, vanno ben oltre quelli che sono i confini nazionali. Quindi un grande sindacato, celebriamo. Tenendo alta la nostra bandiera anche da lontano, visto che siamo un po' distanti, la bandiera della solidarietà, la bandiera della fratellanza. C'è ancora molto da fare. Ecco, purtroppo avete perso anche degli amici in questa fase. Sì, abbiamo perso molte persone, i nostri anziani generosi, solidali, quelli che venivano dal periodo del dopoguerra, che avevano maturato delle esperienze critiche, che avevano fatto capire il valore della solidarietà, il valore vero di praticare la solidarietà. Purtroppo alcuni ci hanno lasciato, il nostro impegno è quello di ricordarli sempre, ricordare la loro esperienza e il loro esempio.
e a Pontenossa l'amministrazione comunale, oltre ad affrontare l'emergenza, ha rinforzato anche l'organico della polizia locale. È stato assunto un nuovo agente. Vediamo. A Pontenossa avete assunto un nuovo agente di polizia locale? Sì, era da qualche anno che stavamo facendo delle valutazioni in merito alla possibilità di avere ulteriore personale o perlomeno di dare continuità al personale che già abbiamo. Direi da diversi decenni Pontenossa ha la possibilità, ha il comando di polizia. Da oltre 35 anni in Comune Pontenossa è presente il signor Fattorini, commissario di polizia locale, e il prossimo agosto terminerà il servizio e andrà in pensione. Quindi da circa un anno abbiamo cercato di fare tutte le valutazioni del caso. Oggi diventa notizia anche dire, assumere del personale di polizia locale, perché è come se fosse una sorta di corsa ad ostacoli. Spazio assunzionale, cioè parametri che danno la possibilità agli enti di assumere, e anche oltre a questo poi ovviamente la possibilità economica per sostenere le spese in merito agli stipendi. Diciamo che abbiamo messo insieme tutti questi tasselli di un puzzle che è da un annetto che stiamo in qualche modo... a cui stiamo lavorando, e finalmente il 27 di aprile siamo riusciti ad assumere del personale, in particolar modo il dottor Davide Ingrassia, agente di polizia locale, che quindi è entrato a fare servizio a Pontenossa, in Comune di Pontenossa, e che fino alla fine di agosto affiancherà il signor Fattorini, e dal primo di settembre sarà l'agente che sarà in servizio nel nostro comune. Lo dico con un pizzico, anzi con un bel po' di orgoglio, in quanto non è stato facile poter fare anche solo 4 mesi di questo passaggio di consegne, e insomma ce l'abbiamo fatta, e sono anche molto fiducioso, anzi sono molto molto felice di questo inserimento, perché abbiamo trovato un ottimo elemento, e quindi sono certo che darà continuità alla polizia locale del comune, e di questi tempi, insomma, come dicono i ragazzi, è tanta roba. Buonasera, sono Davide Ingrassia, sono il nuovo agente di polizia locale. Sono ancora nella mia prima settimana lavorativa qui a Pontenossa e vengo in un periodo non abbastanza facile. Una volta vinto il concorso sono stato subito preso da questo territorio, quella che è la Val Seriana, e mi è entrata subito nel cuore. Quindi ho preso questa scelta, che è stata certamente una scelta non facile, perché come potrete ben capire non sono della zona, vengo da molti chilometri di distanza, dalla Sicilia, da Palermo. Però un territorio, come ho detto, che subito mi ha colpito, mi è entrato subito dentro di me, mi sono sentito subito a casa, anche ho avuto un'ottima accoglienza da parte di tutto il personale del comune di Pontenossa, dal sindaco, dal commissario Fattorini, che mi hanno accolto e mi hanno fatto subito sentire a casa, insegnandomi quelli che sono i trucchi del mestiere, ecco. Okay. La mia è una grossa soddisfazione aver raggiunto 36 anni ormai nel comune di Pontenossa. Manca ancora qualche mese, pertanto direi di aspettare un momentino e salutare tutti i colleghi e tutti gli amici con cui io ho condiviso questi bellissimi anni. Sono stati 36 anni dove sicuramente devo ringraziare i cittadini di Pontenossa, perché mi hanno sempre accolto bene e abbiamo potuto sicuramente lavorare facendo un ottimo servizio a Pontenossa. Ci sarà tempo, ci sarà modo di salutarci. Ieri la comunità montana della Valle Seriana ha emesso un'ordinanza con cui si dispone la revoca della chiusura al transito pedonale di qualsiasi altro mezzo della pista ciclopedonale della Valle Seriana dal 4 maggio, nel rispetto delle modalità indicate dal DPCM del 20 aprile 2020, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento di persone e alle modalità di distanziamento interpersonale, con almeno 2 metri per attività sportive e di almeno 1 metro per
per ogni altra attività, salvo l'osservanza di diversi provvedimenti adottati dai sindaci dei comuni afferenti il territorio percorso dalla pista ciclopedonale. Sulla decisione esprime le sue perplessità il sindaco di Clusone, Paolo Olini. Diciamo che sono abbastanza contrariato, per utilizzare il termine, anche un po' arrabbiato sulla scelta del presidente di Comunità Montana Calegari e di tutto il suo direttivo. Ritengo che non c'era la necessità di fare una corsa a riaprire la pista ciclopedonale che, ribadisco, collega Ranica con Valbondione. Quindi è un percorso veramente lungo, un percorso importante. Ne capisco la valenza, ne capisco la valenza turistica, ne capisco per la valorizzazione del territorio, ma in questo momento la valenza è la salute dei cittadini e il mio timore e il timore della mia amministrazione è a vedere veramente che possa esserci un assembramento dovuto, perché tanta gente ha la necessità di uscire, ma non vorrei che queste iniziative servissero ad abbassare o addirittura ad azzerare quella che è la percezione del rischio, perché i dati ancora oggi non ci danno proprio una tranquillità estrema. Sappiamo che chi percorrerà la pista ciclopedonale può farlo anche senza mascherina. Non è stato messo ad oggi nessuna cartellonistica, nessun controllo, né nessuna prevenzione, e oltretutto non sono stati coinvolti i sindaci. Io quindi credo che in scelte che vanno a pesare su tutta la comunità era necessario sentire anche il parere di sindaci e di sindaci dell'Alta Valle Seriana. Ha intenzione quindi di fare qualcosa? Beh, non me ne voglia e mi auguro che non ne abbia la male nessuno dei cittadini, ma ribadisco, nel notare l'importanza della pista ciclopedonale, si sta valutando se, come dice l'ordinanza, che poi ogni comune può arrivare ad adottare forme proprie, di arrivare a fermare alla stazioncina della Selva quello che potrebbe essere, ripeto, un notevole afflusso di persone. Quindi era opportuno ragionare anche da ambito. Sappiamo che in provincia oramai sono stati attivati gli ambiti. Si poteva pensare di non aprire così spudoratamente, irresponsabilmente, ma di riuscire anche solo a frazionare. Sappiamo che in tutti i paesi ci sono comunque dei percorsi, dei sentieri. Io veramente l'invito che faccio a tanti cittadini, a tutti i cittadini, cerchiamo di ragionare ancora col buon senso, cerchiamo di stare ancora fermi e tranquilli per qualche periodo, almeno fino al 18, fino al 20, ribadisco, non era il momento di attivare una libertà su un percorso facile che può essere fatto da tutti e che quindi mi auguro che veramente ci si attacchi non al buon senso di qualcuno che prende delle scelte irresponsabili, ma al buon senso dei cittadini, e a questo ci credo tanto. E lunedì 4 maggio riparte a Clusone il mercato settimanale, per ora solo con i banchi dedicati ai prodotti alimentari e solo in piazza Manzù. Dalle 8 alle 12.30 saranno accessibili 7 banchi della frutta, 6 del formaggio, 3 di rosticceria, 2 di dolci, 1 di miele. Complessivamente 19 ambulanti. A ogni banco ci saranno 2 operatori. Potranno accedere contemporaneamente un numero di clienti pari al doppio dei banchi che saranno presenti e solo un componente per famiglia, bambini e disabili esclusi. Vi sarà un unico accesso da via Angelo Mai. Gli operatori della protezione civile controlleranno e applicheranno le norme igieniche e di sicurezza, controllo della febbre compreso. E lunedì 4 maggio sarà la giornata, come abbiamo già detto, dell'allentamento di alcune misure per il contenimento del coronavirus, e ad Albino l'amministrazione comunale ha programmato la ripartenza di alcuni servizi. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Fabio Terzi. La settimana prossima, dal 4 di maggio, dovrebbe incominciare quella che chiamano fase 2. Chiaramente bisognerà muoversi con prudenza, con accortezza, senza troppe fughe in avanti. Il comune riaprirà tutti i suoi servizi alla cittadinanza, ma la cittadinanza potrà accedere al municipio solo su appuntamento, chiamata telefonica e appuntamento. Ci sarà un checkpoint all'ingresso del comune dove si misurerà la temperatura dei cittadini tramite un termoscanner. Pulizia delle mani, guanti, e poi potranno accedere agli uffici previo appunto appuntamento.
Riapriremo anche alcuni parchi comunali con la presenza della protezione civile per il contingentamento ovviamente delle persone e dell'utenza. Apriremo il parco Alessandri di Albino Capoluogo e il Finibondo, che è quello più importante e più grande del comune. Sicuramente mercoledì prossimo verrà anche fatto il mercato, riservato però esclusivamente ai banchi alimentari ed esclusi gli spuntisti. Ci stiamo attrezzando proprio per poter rispettare le misure di contenimento previste. Questo mercoledì non abbiamo potuto fare il mercato perché ci mancava il personale impegnato su altri fronti per poter garantire appunto le misure sicurezza. Stiamo ancora facendo delle riflessioni per quanto riguarda i cimiteri. Purtroppo Albino è un comune grande con tante frazioni, abbiamo ben 7 cimiteri. Se avremo la disponibilità dei volontari della protezione civile potremo pensare anche di aprire i cimiteri, ma stiamo ancora valutando la cosa. Mi auguro che i cittadini rispettino quelle che sono le norme di sicurezza e le misure di contenimento. E a riguardo della ripartenza dalla cosiddetta fase 2 abbiamo raccolto il commento del primo cittadino di Premolo, lo ricordiamo, ha combattuto e vinto nelle settimane scorse il coronavirus. La gente, le persone di Premolo hanno seguito in linea di massima molto bene le prescrizioni imposte fino alla prossima domenica compresa. Auspicata perché giusto cominciare ad uscire sicuramente, i risultati di queste prescrizioni li abbiamo visti, perché comunque la diffusione del virus abbiamo visto che si è ridotta. Auspicata anche per le attività commerciali, per le ditte, per il lavoro, ovviamente seguendo un'apertura parziale, prescrizioni comunque che ci saranno ancora da seguire sicuramente rigorosamente. Siamo in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero sul decreto, perché ci sono alcuni punti che possono creare effettivamente sull'uso della mascherina, su come comportarsi, su dove si può e cosa si può fare, possono creare dei dubbi, quindi siamo in attesa dei chiarimenti ministeriali che comunicherò sicuramente appena disponibile a tutta la popolazione, come abbiamo sempre fatto come amministrazione durante questi mesi. Per le attività commerciali sarà importantissimo, perché adesso si vede la sofferenza dei negozi chiusi, delle ditte, delle persone che sono in cassa integrazione e che non hanno visto ancora un centesimo. Noi nel nostro piccolo come amministrazione abbiamo preso delle misure di supporto, e altre ne attueremo anche a breve. Però fondamentale sarà comunque, a prescindere dalle indicazioni ministeriali, sarà quello di fare molta attenzione, soprattutto sulle indicazioni basilari, ma che sono fondamentali: il lavaggio delle mani, la distanza sociale. Purtroppo dovremo fare ancora tanti sacrifici per uscire da questa situazione, però non dobbiamo fare nemmeno l'errore di tornare in questa situazione per comportamenti magari nostri, che presi magari da un eccesso di entusiasmo per questa parziale riapertura possono portare problemi grossi nei prossimi mesi, quindi sia problemi di malattia per le persone che di conseguenza anche per tutti i nostri comportamenti che dobbiamo adottare. E a Costa Volpino ripartono anche alcuni cantieri, sentiamo il primo cittadino Mauro Bonomelli. A Costa Volpino stiamo cercando di ricominciare come buona parte della provincia di Bergamo, con grandissima responsabilità e muovendoci con i piedi di piombo, perché evidentemente le immagini tristi e drammatiche che tutti abbiamo in mente distano soltanto 30 giorni, forse anche meno, quindi dobbiamo muoverci con tutte le precauzioni del caso, ma dal prossimo lunedì alcune attività riprenderanno e alcuni cantieri sul territorio inizieranno appunto la loro attività. Vi state muovendo quindi anche con l'apertura di alcuni servizi per i cittadini? Allora, noi avevamo chiuso come tanti i cimiteri e l'isola ecologica, stiamo valutando, anche se siamo in attesa di chiarimenti per quanto riguarda l'ultimo DPCM e di eventuali ordinanze regionali, dalla prossima settimana non sappiamo ancora
se tutto lunedì o comunque durante la settimana vorremmo riaprire l'attività dell'isola ecologica e anche la fruibilità dei cimiteri comunali che a Costa Volpino sono 7. Stanno quindi per essere rimessi in moto con i cantieri. Sì, il nostro comune aveva iniziato una programmazione da inizio anno che vedrà e vede tuttora cantieri nel giro di 60 giorni per 1.800.000 euro di opere, opere importanti, 450.000 euro di asfaltature che sono iniziate 2 settimane fa, sfruttando anche il momento di poco traffico sulle principali strade del paese. Entro la fine del mese di maggio inizieranno i lavori di 600.000 euro sulla pista ciclopedonale che ci collegherà con Pisonie. Altri 100.000 euro di lavori cofinanziati dal GAL di collegamento fra la Malga comunale e il Rifugio Magnolini, 400.000 euro siamo in attesa di aggiudicazione del tratto di allargamento, l'ultimo tratto di allargamento della strada Bossico-Ceratello e quindi anche lì riprenderanno questi lavori e riprenderanno dei lavori interrotti che erano già iniziati per 250.000 euro di riqualifica ambientale di un'area di 40.000 metri quadrati vicino al fiume, alla quale tengo molto e che vorrei rappresentasse un po', lo spirito e, un ambiente di rinascita. Appunto, quella era un'area che veniva utilizzata come deposito e situazioni dove si andava a cavare la ghiaia. Ecco, vorrei restituire alla collettività un grande parco con servizi, con la possibilità di vivere vicino nel centro del paese, ma in mezzo al verde. E domani, venerdì 1 maggio, primo giorno del mese mariano, dalla pagina Facebook di Vivi Ardesio si potrà seguire in diretta alle ore 16:30 il Santo Rosario e a seguire la messa celebrata dal parroco Don Guglielmo Capitanio nel Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio. Ricordiamo che alle 17:30 Antenna 2 trasmetterà invece sul canale 88 del Digitale Terrestre la Santa Messa dal Santuario di Somma Prada di Rovetta. E ieri l'amministrazione comunale di Pisogne ha dato il via libera a due nuovi bandi attraverso i quali erogare sostegni per le persone economicamente in difficoltà. Sentiamo il primo cittadino Federico Laini. Sì, ieri sera abbiamo approvato in giunta due misure che consentiranno di aiutare ulteriormente le famiglie bisognose dal punto di vista economico di Pisogne. Innanzitutto abbiamo integrato con 10.000 euro i fondi governativi che erano già arrivati e tra l'altro già in buona parte spesi per l'acquisto dei buoni spesa per generi alimentari e poi abbiamo messo invece in campo due nuovi bandi. Uno per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, perché anche quello è un problema particolarmente sentito in questo periodo, e uno invece per il sostegno al pagamento degli alloggi universitari degli studenti fuori sede. Ci sono tutti i requisiti richiesti, c'è un tetto massimo, abbiamo investito 10.000 euro per i buoni spesa, 10.000 euro per le utenze domestiche e 5.000 euro per gli alloggi universitari. Quindi i bisogni sono sempre maggiori nella popolazione. I bisogni sono sempre maggiori, tra l'altro a questi bisogni fortunatamente siamo riusciti a venire incontro grazie alle donazioni che cittadini, imprenditori e nostri concittadini particolarmente generosi hanno deciso di fare proprio per queste famiglie bisognose. Purtroppo le necessità sono sempre maggiori e adesso stiamo riuscendo a far fronte veramente bene alle necessità di natura economica delle famiglie, per cui queste misure, buoni spesa, consegna di pacchi alimentari, siamo davvero riusciti a rispondere alle necessità in maniera veloce e direi anche molto buona. Ora rimane invece da affrontare il tema dei commercianti, perché anche in questo caso sono assolutamente necessarie delle risorse e hanno fatto una manifestazione l'altra sera dove hanno acceso tutte le luci nell'ambito della quella manifestazione nazionale Risorgiamo Italia e sicuramente anche noi come Comune dobbiamo fare la nostra parte. E anche questa sera prendiamo in esame un settore economico attraverso il racconto di un operatore. Ci siamo occupati del mondo del gelato. E quali difficoltà sta vivendo un settore come il vostro? Beh, diciamo che è una situazione nuova anche per noi, quindi dobbiamo un attimino abituarci. Sicuramente non sono i ritmi di prima innanzitutto, non ci sono i volumi produttivi di prima
e questo rallenta tutto, a partire da, per esempio, l'approvvigionamento delle materie prime, che non è lo stesso, e quindi uno deve organizzarsi sapendo che, non so, lo zucchero, per esempio, non può arrivare in questo giorno, magari arriverà domani, e quindi bisogna cercare di organizzarsi. La cosa importante del nostro settore è che le norme igieniche sono comunque le stesse di prima, quindi non dimentichiamo che trasformiamo alimenti e quindi le stesse accortezze che ci chiedono di mantenere oggi in maniera ancora più precisa, dovevamo farlo anche prima, chiaramente ci sono una serie di indicazioni come quelle per esempio di portare la mascherina, di portare i guanti protettivi, di essere molto più attenti sul ciclo produttivo, chiaramente queste vengono sottolineate, ma sono attenzioni che c'erano anche prima che scoppiasse questa pandemia. E, sicuramente dovremo cambiare l'atteggiamento, soprattutto per le attività che fanno takeaway e quindi hanno un servizio di prendi e vai in cui bisognerà aspettare all'esterno del locale e dovremo abituarci a servire i nostri bambini, per esempio, con ritmi più blandi e più lenti, per comunque garantire una qualità di sicurezza alimentare sicuramente molto 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 precisa. E, niente come attività, che sia la nostra, che sia quella di altre gelaterie o altre attività simili. Abbiamo comunque alle spalle delle società, delle aziende che ci garantiscono comunque aggiornamenti, sia per quanto riguarda per esempio i piani HACCP, piuttosto che il cercare di capire i decreti nella loro misura più precisa per quanto riguarda il nostro settore, cosa che personalmente mi sento di sottolineare in quanto abbiamo fatto veramente fatica a capire se si poteva, se non si poteva, se da quando, se da come, per esempio col servizio a domicilio. Quindi ci sono una serie di accortezze, però dietro penso che tutti stanno facendo il massimo per poter garantire il servizio. Continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20:05 trasmetteremo il programma di motori Paddock. Alle 22:30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23:15 la rubrica di sport invernali Hard Track. Alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21:30, ma sul canale numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20 trasmetteremo Antena 2 Sport, cura di Elisa Cucchi, mentre alle 21 la partita di calcio in replica per la Dallunghese Acos Treviglio. L'almanacco per domani, venerdì 1 maggio, il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:33, il culmine è alle ore 13:17, la durata del giorno è di 14 ore e 32 minuti. La luna sorge alle 12:50 e tramonta alle 3:55 di domenica. La fase lunare alla luna è crescente ed è visibile al 54%. La chiesa ricorda San Giuseppe Artigiano e, come abbiamo già detto, si celebra la festa del lavoratore. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.